Pronto? Per te? Sì? No, non compriamo niente. Vi è sembrata una gag divertente? Pring! Pronto? È importante. Amici, ma soprattutto amiche, benvenuti al 12esimo più uno episodio dei Trash Talkers. Allora, settimana piena, la prima cosa da dire è che ragazzi, è ufficiale, Sempresti guarda i Trash Talkers. Io sono Scott Brooks e il mio schema in attacco si chiama Blocco Cieco. Il giorno dopo che è uscito l'episodio, licenziato. Sì, poi dovremmo pesare le parole perché... 3 su 3 Scott Brooks, fai schifo! Sei fuori. Beh... Comunque, l'ho preso tutto con le molle. Si apre qualche scenario interessante, Joss, tu che segui le cose vere del basket. E sti cazzi. No, assolutamente sì. Prima cosa, si parla di due coach in CAA, ossia Holly e Donovan, rispettivamente da UConn e Florida. Poi si passa per Alvin Gentry, famosissimo assistant coach. E soprattutto si vocifera di un Ettore Messina fra i candidati. Oh, mamma, fuck! Vabbè ragazzi, la seconda notizia, il sesto uomo dell'anno, Lou Williams. La notizia non è che Lou Williams ha vinto il sesto uomo dell'anno, giocando in una squadra ridicola, diciamo. Cioè, vabbè, ha fatto bene. No, ma perché? Ma dai! È un ottimo collettivo, adesso sta patendo un po' il playoff. Ma anche il quartetto eccetera, un ottimo collettivo. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Lou Williams innanzitutto si porta dietro una disgrazia grossa. Viene preso senza passare dal college, dai Philadelphia al draft, che dicono, beh, abbiamo Lou Williams, The Answer. Può andar via. Lose a defender. Stays right with him. Allen wants to go. Wants the baseline. He fires two ball. Got it again. He's way too good. He steps around Lou. A Philadelphia non li vogliono troppo bene. Carriera bla bla bla. Tutto quello che ce ne frega un cazzo di basket, perché noi quello che ci interessa è che Lou Williams porta avanti un triangolo amoroso. Relazione ufficiale con due ragazze che vanno assieme a guardarlo al campetto e nelle partite. È l'idolo di tutti noi. Ordiniamo subito su AliExpress maglietta di lui. Ma sinceramente, tu potessi fare come lui? Due tipe. A me, Pamela Prati del Bagaglino e Alessia Merti. Evviva la negritudine! Joss? Io ho un amore smisurato per Miriam Leone, fantastico. L'unica Miss Italia bella degli ultimi mille anni di Miss Italia. E vabbè, Beyoncé. Io sono sempre stato un po' più alternativo sui gusti, però io ho questo chiodo fisso da 10 anni di una botta a Gianna Nannini. No! Dai. Non voglio sapere la seconda. Non voglio sapere. Quanti chiamano meccanico? Sì, combo! Quanti chiamano meccanico? Il tiamurto, stramurto! L'altra notizia è che, va bene, abbiamo dato un sacco di premi, difensore dell'anno Kawhi Leonard, bravo Kawhi, ma il premio è stato tolto a Draymond Green. Lui dichiara, ma io alla fine non mi condanno troppo per non aver vinto il miglior difensore, perché anche Al Gore... ha vinto al voto popolare la presidenza e poi non è stato eletto. E per metà uomo, per metà orso, per metà maiale. Nessuno vuole parlare con Al Gore. Insomma, torni in avanti, non dovrete più frequentare il signor Al Gore. Allora, terza notizia è che forse l'avete sentito, ma sono iniziati i playoff NBA. Ma dai, veramente? Che bello. Beh, allora, è stato il primo turno di playoff, ci hanno già fatto vedere che Uvecchi Ariel comunque continuano a insegnare basket. L'ultimo anno di Tim Duncan, come gli ultimi 7 ultimi anni di Tim Duncan, 39 anni questa settimana, continua a spiegare la pallacanestro come se fosse Aristotele nel liceo. Troppo alta. Push! Secondo te. Poi Paul Pierce, che ha qualche conticino in sospeso a Toronto, evidentemente. That's why Amir ripete se stesso. Mi ricorda un sacco Ballotta negli ultimi anni alla Lazio. Cioè, un'evazione continua in ogni stadio. Lui sì che scaldava i cuori. Ma intanto ci sono anche le nuove leve che avanzano. Curry, che ragazzi, cioè... Vabbè, sti cazzi. E dall'altra parte quello lì con la barba che si sente in diritto di... Si rispondono a distanza. E in tutto questo c'è il terzo che... Kawhi Leonard sta facendo paura. Bubu. Settete! Sì, sì. Nell'unica serie di interesse del primo turno. Andata a morire ammazzati. E poi, come hanno detto i ragazzi di terzo tempo, il colpevole è sempre il maggiordomo alla fine. Jimmy Butler, che a Chicago... Oh! Te fuochi d'artificio, incredibile. Matto. Tu sei pazzo. No, per niente. Da ultimo volevamo dire qualcosa con uno con una maglietta rossa, che viene da una città che chiamano la città ventosa, veste la canotta numero uno. Noi non vogliamo portare... Zippati! Zippati! C'è la zipotesi che potessi zipparti! Ah, oh, ma insomma... Come un padre lo dirò, tu stai zippo!
Allora, ragazzi, vi salutiamo con il nostro scavino. Vogliamo ringraziare basketcafè.com. Terzo tempo per la bella cita che ci ha fatto. Cercateli su Facebook. Tutte le nonne del mondo. Babbo Natale, Mago Zurli.